Vorrei dire una cosa. Innanzitutto, cioè, come ha detto Antonio, noi qua siamo assolutamente uniti, lavoratori e utenti, perché è l'unico modo per poter dare maggiore voce alle istanze di cui hanno già parlato prima. Una situazione, quali associazioni vengono qui presenti, siamo soltanto una delegazione, anche se lei giù ha potuto vedere un numero esiguo di persone, lei comprenderà, saprà benissimo i momenti di crisi che oggi si vivono in paese e soltanto per sopravvivere, e ormai i cittadini non hanno anche più la possibilità di difendere i propri diritti. Quindi lui le ha detto bene, siamo giovani incazzati, rappresentiamo anche tantissime migliaia di cittadini, solo Bacoli e Montedichiaro sono 40.000 cittadini che usufruiscono solo della Comana. Quindi siamo anche la loro voce, ma non perché ne rappresentiamo, ne ci sentiamo rappresentanti, ma perché sono le esigenze di tutti. Lei giustamente ha detto prima, ha parlato dell'evasione del ticket. Sicuramente è un problema, però non è il problema dei fondi della Comana, vi spiego perché, della Comana e del trasporto. Qui sono stati spesi i soldi veramente senza. Io non voglio addebitare le responsabilità, io sono consigliere comunale a Bacoli, lei oggi è il rappresentante dell'EA, sono un giovane consigliere e mi assumo anche gli oneri, oltre che l'onore della gara, gli oneri delle responsabilità di chi prima di me ha rivestito questo ruolo in maniera malvagia, perché se oggi siamo a questa situazione è colpa sia dei dirigenti, ma soprattutto della parte politica locale che non ha saputo fare pressioni e regionale che non ha saputo coordinare. Assumendosi tutte queste responsabilità, io nel 2010 ho partecipato all'inaugurazione della stazione di Cuma, che è presente sul litorale Domizio Flegreo, che doveva rappresentare una stazione. Ed è ancora oggi una bellissima stazione per portare turisti alla foresta di Cuma e poi all'acropoli di Cuma, in mare no, perché c'è il depuratore che fa la sua funzione, diciamo, di distruzione, di turismo. Ma quella stazione ha funzionato non più di un anno e mezzo, da gennaio di quest'anno, se non anche prima, non passa un treno a Cuma, non si ferma un treno a Cuma, quella stazione è inutile. Allora mi domando e dico. Uno potrebbe anche accettare, a volte in una famiglia, il padre di famiglia ogni tanto impone dei piccoli sacrifici, ma per raggiungere degli obiettivi superiori. Qui noi abbiamo degli sprechi continui, la stazione di Cuma è questo. La stazione di Baia, per la stazione di Cuma, lei sa, sono stati spesi fondi europei, tantissimi fondi europei. La stazione di Baia, noi come comunità, prima avevamo la stazione a Torregata, la stazione a Baia, la stazione a Fusaro e poi di via di seguito Acqua Felice, il primo, e via discorrendo. A Baia, anni fa, come sistema, ci avete tolto una stazione, perché ci avevate detto che ne facevate un'altra un po' più avanti. Ora anche lì sono stati già spesi tantissimi soldi, centinaia di miglia di euro, se non quella con il programma uscito milioni di euro. Da anni si dice aprirà la stazione di Baia. Ogni scadenza elettorale il candidato del momento dice apriremo la stazione di Baia. Ma la stazione di Baia ad oggi, bene o male, almeno la parte interna si può dire quasi del tutto conclusa, non vede conclusione, si continua a parlare invece continuando di investimenti. Allora dico, è vero che ci sono cittadini che non fanno i biglietti, spesso come ha detto anche lei, perché non c'è un. Non usufruiamo di un servizio e quindi si è portati a portare avanti questa logica un po' perversa, non fare il biglietto. Però è anche vero che gli sprechi ci sono stati, sono enormi, dinanzi agli occhi dei cittadini, stazioni che non sono proprio più utilizzate, altre che sono fatiscenti, altre che sono state aggiustate come questa qui di Cuma, che non serve proprio a nulla in questo preciso momento. Quindi se quando si parla di responsabilità, sicuramente ognuno si assume le sue responsabilità, anche noi sabato abbiamo un consiglio comunale a Bacoli e sicuramente se porteremo avanti le azioni di protesta ci assumeremo le nostre responsabilità. Però chi è che ha fatto questi errori dirigenziali di portare avanti questo scatafascio? Devono pagare anche queste persone. Loro sono i veri responsabili di questo disastro, perché le logiche purtroppo clientelari portate avanti non è, diciamo, riguarda gran parte delle società partecipate. Nella Bacoli ce ne abbiamo due, ma l'ha detto la Corte dei Conti, le società partecipate sono il cancro delle amministrazioni pubbliche italiane. È mai possibile che non paghi mai nessuno? E concludo rappresentando una cosa che lei già sa. Però le voglio sottolineare, noi siamo una comunità, lei conoscerà Penso Bacoli come città, forse non conoscerà chi amministra perché è zero assoluto, però conosce la città, noi siamo una cittadina turistica, da noi turisti quando un giorno arriveranno attraverso la Comana, noi quando ci muoviamo siamo una cittadina di pendolari tra studenti e lavoratori, se noi togliamo il diritto al trasporto, che è un diritto, il trasporto pubblico non solo è un diritto, è un bene comune. Noi andiamo a limitare altri due diritti fondamentali, quello al lavoro, perché i cittadini non possono andare al lavoro,
è quello dello studio, perché molti di noi abbiamo il liceo a Bacoli, dobbiamo andare fuori. Quindi io non so se i nostri vertici amministrativi riescono ad essere megafono presso di lei delle nostre istanze, però la nostra presenza qui, e come lavoratori, che già ha detto Antonio, soprattutto come cittadini, è quello di farle comprendere che, ce l'ha detto prima Dario, noi siamo una comunità molto vasta, in continuo aumento e espansione. O ci dite che noi siamo un'isola e quindi iniziamo ad adottare metro del mare e ci munite di altri strumenti, o attualmente realmente noi arrivare a Napoli, pensare di continuare gli studi universitari, pensare di lavorare in metropoli, già pensare che devo andare a prendere la Cumana è un trauma mentale, perché non sai quando arriva, non sai quando arriverà e non sai nel corso del tragitto cosa succederà. Questa storia lo so, questo lo diciamo noi, quindi ognuno se ne assume la responsabilità. Quindi io nel mio piccolo, ognuno come cittadino abbiamo i nostri. Se lei ha detto che sabato ci sarà questa realtà, però la nostra protesta non era stata organizzata perché è successo questo, ma è una questione anche dei 40 minuti. Quindi lo so che ci vuole tempo e altro, però bisogna prendere, penso, doverosi impegni, anzi, alla cittadina. Avere una Cumana ogni 20 minuti che parte ad un regalo è il minimo. Lei ha parlato prima di bisogna diminuire per alcune tratte 8 minuti e via discorrendo. Siamo d'accordo, però si deve arrivare a questi livelli, che attualmente noi oggi abbiamo una situazione di senza come un atto recato, una Cumana ogni 40 minuti, addirittura prima abbiamo saputo che si transitava su una sola tratta ferroviaria, su un solo binario, perché non si riusciva ad attivare. Quindi la parte nostra, come siamo un gruppo compatto, non vogliamo essere contro qualcuno. Però se voi non ci garantite questi diritti, per forza di cose vi metterete dall'altro lato della barricata di chi cerca soltanto di difendere i propri diritti. Noi l'ha visto, siamo in maniera pacifica, qui lo saremo anche in consiglio comunale sabato a Bago, però veramente comprendete che il disagio è enorme. E se cosa si è stato fatto, non solo nel quotidiano, perché poi noi siamo dietro all'emergenza, ma nel passato, qua non paga mai nessuno, c'è la stazione a Cuba, che è stata fatta a fare se non arrivano i treni? E altri si a Baia, non è possibile, che sono 10 anni che si fanno i lavori, è stato fatto l'esproprio, adesso è stato rinnovato l'esproprio, perché non sono...